Beh, che dire, anch'io ho partecipato, come dire, a questa incosciente associazione meravigliosa che c'ha un sacco di ambizioni positive. Milano è una città che amiamo tutti, io la amo particolarmente, ho iniziato a amarla da bambino, quando con i miei genitori, che io sono di Lecce, diciamo, sono venuto qui a fare l'Accademia delle Arti a 18 anni a Milano, venivo da bambino, i miei genitori avevano da sempre, insomma, questi negozi di abbigliamento giù al sud, a Lecce, e mi portavano qui. E io mi ricordo andavo a mangiare la bici, insomma, in tutti quei luoghi che poi sono il simbolo di Milano. E ho imparato ad amarlo da allora, e infatti quando poi ho deciso di lasciare Lecce a 18 anni sono venuto qui a studiare. Ho trovato subito una città accogliente, piena di energia, con un ritmo assolutamente, come dire, meraviglioso, a me che piace proprio produrre, fare le cose. E questa città mi ha dimostrato in fondo che in Italia se hai voglia di fare le cose, se hai voglia di concretizzare, se hai voglia di realizzare i tuoi sogni, è la città che più si adatta a questo tipo di, diciamo, di sensibilità. È una città che oggi, come dire, sta cercando di reinventarsi, c'è tanta gente, questo gruppo di amici, un sacco di persone, hanno veramente voglia, amano questa città e l'amano perché è una città che esprime una densità per metro quadro, secondo me, di talenti assolutamente impossibile in qualsiasi altra città del mondo. Credo che tutte le persone, 1.200.000 persone, qui c'è veramente un numero altissimo di personalità incredibili ancora oggi e che producono cose che hanno un grande impatto a livello mondiale. Ecco, questa associazione nasce proprio col desiderio di migliorare ancora di più questa città, di dare le nostre esperienze, quello che abbiamo vissuto, quello che stiamo vivendo, contribuire in fondo, ognuno con il suo, per quello che può, a renderla migliore, a renderla forse più vivibile, a renderla forse ancora più umana, a renderla forse più moderna. Ecco, se Milano ha perso, come diceva forse prima la Manoni, un po' dopo Mani Pulite, ha avuto una specie di blocco, di shock, un arresto, questo è il momento giusto per ripartire. In fondo, se riparte Milano, riparte l'Italia. Questa è una grande lezione, secondo me, che dobbiamo avere. Tutto è sempre partito da Milano, questo è il motore dell'Italia. E questo, diciamo, la città accogliente che accoglie veramente tutti gli italiani che hanno molta voglia di farlo. E per cui, diciamo, da qui, in questa città e con questa energia, con tutte queste speranze che noi abbiamo, pensiamo tutti insieme che si possa fare con tutti voi qualcosa di meglio in questa città, che ha tanto potenziale e ha tanta voglia, tanta, tanta voglia di farlo. Per cui mettiamocela tutta e con un po' di idee si andrà avanti. Arrivederci.